Mattiz decide cosa devo fare su Brawl Stars. Io spero che non mi obblighi a shoppare tantissimo, perché oggi all'interno del negozio ci sono un botto di offerte molto succulente. Ciao a tutti ragazzi, un salutone da Mattiz e un grande saluto a Kazu. Ciao Mattiz, sei pronto? Io oggi ti farò shoppare anche l'inshoppabile. No, fermati Matti, questa qui non è un'ottima presentazione, perché appunto lui è qui su WhatsApp. Io gli farò delle domande, ma non gli dirò ad esempio: Matti, posso shoppare le 4 mega casse? No, gli dirò solamente: dimmi sì o no. Il sì corrisponde a shoppare e il no corrisponde a non shoppare. Ma innanzitutto Matti ci dovrebbe far capire quale brawler devo utilizzare. Matti, dimmi un numero compreso tra 1 e 39. Allora, facciamo 27. Ok, numero 27, che secondo i miei calcoli corrisponde a Mortis. Ovviamente Matti ci devi dire anche il numero della modalità, quindi dimmi un numero compreso tra 1 e 5. Siamo 1 e 5, vabbè, in mezzo, 3. Perfetto ragazzuoli, dovrò giocare con Mortis all'interno di Foot Brawl. Non ci è andata malissimo, anche se secondo me questa mappa non è ultra indicata per Mortis. Però vabbè, l'ha scelto Matti. Grazie mille Matti per avermi fatto utilizzare Mortis. Abbiamo già fatto la nostra prima kill. Attenzione Shelly, devi passare la palla. Però attenzione, Shelly alla super, preferisce passare a me. Di là c'è Francuccio, il signor Brock, che provano a difendere. Kato-san prova il tiro, guarda lì che azioni ho fatto. Che azioni ho fatto, raga! Mattiz, lo so che tu stai guardando questo video, ti ringrazio tantissimo. Ovviamente vi stavo per dire, spolliciate a più non posso se volete che questa diventi una serie. Il primo episodio è con Mattiz, magari possiamo fare altri episodi con tutti gli youtuber, Gigi, Mushix, Cap, ce ne sono davvero tantissimi, quindi dobbiamo superare i 10.000, mi piace! Guarda lì, stavo per fare un altro gol. Va bene, questa partita direi che è fattibile, ci passa la palla ovviamente Shelly, utilizza la super e ci fanno fuori. Però a noi non interessa perché siamo in vantaggio e direi che un altro gol riusciamo a farlo tranquillamente. Il problema è proprio quella Shelly, raga, è da pochissima vita. Vai Kato-san, vai Kato-san. Perfetto, abbiamo fatto la nostra kill. Io provo ad avanzare lateralmente. Signor Francuccio, cosa vuole fare Kato-san? Il capocannoniere con Mortisio e ci portiamo a casa la prima partita. Però è andato il momento di andare all'interno del negozio e qui c'è un'offerta a 2,29 euro. Inizia a piangere il carissimo zio dell'America. Andiamo da Matti. Matti, risposta secca, sì o no? Ovviamente il sì corrisponde a shoppare l'offerta e il no corrisponde a non shopparla. Però questo Matti non lo sa. Sarei curioso di sapere cosa riguarda. Comunque facciamo sì. Ok, non ci credo, dobbiamo shoppare la nostra prima cosa. Per fortuna che non è un'offerta che costa tantissimo. Quindi zio, non è che ti è andata male, ma non malissimo. Una mega cassa, 30 gemme, 360 monete. E se all'interno della mega cassa troviamo addirittura lo skip luccicoso, io vi giuro che me ne vado. Chiederò sempre tutti i consigli a Matti se shoppare o non shoppare. 3, 2, 1, spolliciate a più non po'. No Matti, vabbè, non è sempre domenica, solamente 588 monete. Però di qua c'è un'offerta, 4 mega casse a 139 gemme, quindi dovrò shoppare di nuovo. Vediamo se Matti ce la farà shoppare o meno. Ok Matti, te lo chiedo di nuovo, risposta secca, sì o no? Ti prego Matti, non per me, ma più per il mio portafogli, per il mio carissimo zio dell'America. Dici di no? Lui non mi sta ascoltando in questo momento, ve lo dico. Beh, se prima ho detto sì, questa volta no. Sì, per fortuna ha detto no. Quindi ci evitiamo l'offerta delle 4 mega casse, anche perché non me ne faccio nulla, visto che ormai ho tutti i brawler. Attenzione, all'interno del negozio c'è il primo argentio per 10.000 monete. E questa offerta mi tenta tantissimo. Quindi al posto del sì e del no chiederemo a Matti: testa o croce? Se risponde testa, dovrò shoppare l'offerta. Se risponde croce, non la shopperò. Io spero che risponga testa, onestamente. Testa. Ok, è uscito testa. Raga, ma Matti mi legge nel pensiero, quindi dovrò shoppare questa skin. 3, 2, 1. Matti, questa qui la dedico a te. È il primo argenteo. Ok Matti, mi hai fatto shoppare la skin e il primo argento, quindi adesso dovrai decidere la modalità tra Arraffa Gemme, Sopravvivenza Solo Duo, Foot Brawl Ricercati e Rapina.
Fai la scelta giusta, ti prego. Beh, io voglio vedere che posizione fai con il primo tutto argentato in sopravvivenza in solo, ovviamente. No, aspettate. Spiegatevi all'interno di questa mappa io come posso giocare con il primo. Tra l'altro non è neanche una sopravvivenza 2, è una sopravvivenza solo. La mappa è completamente aperta ed il primo è difficilissimo da utilizzare in mappe aperte. Va bene, Matiz, questa volta non mi hai consigliato benissimo, oppure l'hai fatto apposta. Magari hai controllato le mappe del giorno, visto che ci ha messo un pochettino di tempo questa volta a rispondere. Ma in tutto ciò io sto raccogliendo i miei power up. Me ne vado subito da quest'altra parte. Raga, ho paura. Devo andarmene via dalla zona centrale, visto che c'è Corvetto, c'è Colt, sono tutti brawler che possono attaccare dalla distanza. Ma vedo che abbiamo già raccolto 6 power up. Guarda qui, no, Energetic, lasciami in pace, non ci credo, per sfortuna ho utilizzato la super. E non devo dimenticarmi che io ho a disposizione anche i gadget, quindi volendo posso utilizzare il gadget e far saltare il nemico completamente dall'altra parte. 7 brawler rimanenti, io voglio rischiare, me ne vado verso il centro della mappa, guarda qui Corvo. No, scappiamo da Corvo perché ha attivato anche il gadget, raga, sono in una zona ultra pericolosa. Però sapete meglio di me che qui il primo non è buono come brawler. Allora, signor 8-bit, mi spieghi lei cosa vuole fare con un solo power up? Che se riesco ad arrivare sotto 8-bit, volendo avrei qualche possibilità di killare qualcuno. Vediamo, dai che c'è la nube tossica, c'è la nube tossica. Guarda lì Corvetto, subito, super, purtroppo sprecata. E siamo arrivati allo scontro finale. No raga, io non ci credo, abbiamo 10 power up. Cosa sta succedendo in una mappa che non è per nulla indicata per il primo? Molto probabilmente riusciamo a vincere, ma io onestamente mi accontento anche del secondo posto. Il mio obiettivo a questo punto è far ridurre a più non posso la nube tossica, così il signor Energetic non avrà scampo. Ma lui in tutto ciò sta continuando ad attaccarmi, ha utilizzato un'altra super. No raga, mi sta facendo malissimo. Se n'è ricaricato un'altra e riusciamo a vincere in sopravvivenza solo con il primo argento. Matti, io ti voglio troppo bene. Non ci credo, questo video è leggendario e dovete spolliciare a più non posso. Ma attenzione che all'interno del cammino dei trofei abbiamo una bella mega cassa. Matti, ascolta, io ho vinto la partita con il primo e ho raggiunto i 20.000 trofei. All'interno del cammino dei trofei c'è una mega cassa. Posso aprirla? Ti prego, fammela aprire. Dai, direi che te la sei meritata, quindi aprila, dai. Per fortuna che gli ho detto che ho vinto la partita, proprio perché mi aspettavo questa risposta. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno della mega cassa delle 20.000 coppe, che in parte ho raggiunto anche grazie a Matti. 3, 2, 1, andiamo a cliccare! Niente, non abbiamo mai l'oggetto luccicoso in questo video. Quindi mi sa che è arrivato il momento di spostarci all'interno del negozio. E di qua c'è Sandy Dormiglione, anzi no, io desidero tantissimo Penny Pasqualina. Chiediamo a Matti se la possiamo shoppare, ovviamente lui non sa cosa andrò a shoppare. Matti, si tratta di una skin, ovviamente non ti dirò quale skin, dimmi solamente sì o no. Ok, ha inviato un audio di 7 secondi, ascoltiamo. Mi viene un'ansia rispondere senza sapere che cosa riguarda, comunque ti dico sì, dai, facciamo sì. Ok, Matti comunque ci vuole far shoppare un bel po', ha detto sì, possiamo andare a shoppare Penny Pasqualina. 3, 2, 1, boom! Eccola qui la carissima Penny Pasqualina. Ok Matti, ho shoppato Penny Pasqualina, direi che è un ottimo acquisto. Ma dove devo giocarla? All'interno di Arraffa Gemme o di Foot Brawl? Io direi di andare nella mia modalità preferita, Foot Brawl. Bene bene Matti, abbiamo anche qualcosa in comune, perché anche Foot Brawl è una delle mie modalità preferite. E vediamo se anche all'interno della modalità preferita di Matti riusciamo a vincere. La Foot Brawl di prima l'abbiamo vinta tranquillamente. Attenzione, riusciamo ad avanzare, ovviamente giochiamo con la Penny Pasqualina. Subito primo gol da parte del mio compagno. Spero, mi sono neanche accorto chi è che ha segnato, Jackie o Tick, boh, chi lo sa, scrivetelo qui sotto nei commenti. Allora, di qua c'è un signor Francuccio che mi fa abbastanza paura, devo essere sincero, però grazie ai danni concatenati di Penny riusciamo a fare davvero il devasto. Purtroppo hanno il possesso pali nemici, io desidero tantissimo far fuori quel Frank avversario. Signor Francuccio, venga di qua, perfetto, fatto fuori, stavano per segnare e la palla si è
è bloccata proprio sulla linea. Prova a fare in questo modo. Boom. Faccio scoppiare tutto. Faccio scoppiare tutto. Kato-san prende la palla e riusciamo a vincere addirittura un'altra partita. Raga, cosa sta succedendo? No, 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 no. Quella partita è stata fin troppo veloce. Quindi ce ne giochiamo subito un'altra con Penny. Ovviamente la prima ti va bene e alla seconda subito siamo morti. Mi sa che anche questa partita sarà veloce, ma non perché vinceremo, ma perché perderemo molto molto presto. Però alla fine ci sta, dai, finora abbiamo vinto soltanto. Ci sta ogni tanto subire anche una sconfitta, dai. Però ho visto che lì davanti la porta avversaria c'era Mortis. Purtroppo non ha segnato, facciamo esplodere subito il nostro mortaio. Riusciamo a killare la signorina Ems. Attenzione, se la mia compagna Ems riesce a passarmela, guarda lì Mortis, prende il possesso palla, riesce a far fuori il dynamite avversario. Attenzione Matti, Matti, tu mi dai i consigli perfetti su... Per favore Mortis segna. No raga, adesso subiamo il gol. Adesso subiamo il gol. Cosa sta facendo Mortis? Ok Matti, mi dai i consigli perfetti su chi utilizzare, dove utilizzarlo. Ma purtroppo non ho tenuto in considerazione che abbiamo dei compagni di squadra che non vogliono farci vincere la partita e che quindi non collaborano. Dai raga, quello lì poteva considerarsi tranquillamente un gol. Io non ci voglio credere. Perché becchiamo... Perché becchiamo sta gente? Io non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Ho beccato il Mortis più scarso di Brawl Stars. Attenzione, all'interno del negozio c'è una skin che costa 150 gemme. Zio, sì, hai sentito bene. Matti, si tratta ancora di un'altra skin. Sì o no? Questa volta, Kazu, ti rispondo di no. Mi dispiace. Ok, no, in realtà a me un pochettino dispiace perché sì, vorrei stecca scoppiettante, ma non dispiace allo zio dell'America, onestamente. Io ringrazio tantissimo Matti per avermi fatto compagnia in questo video. Non vedo l'ora di guardare questo video, voglio vedere che cosa hai combinato. Un salutone a tutti da Mattiz, ragazzi, e alla prossima. Ciao, cazzo. E ovviamente, spolliciata da più non posso se volete che faccia la stessa cosa con tanti altri YouTubers.